Shahrokh Moshkin Gharam è un ballerino coreografo iraniano di stanza a Parigi. Aveva lasciato l'Iran da bambino a seguito della famiglia emigrata in Francia. Dopo gli studi di storia del teatro all'Università di Parigi, ha dato inizio alla carriera nell'ambito dello spettacolo presso la Comédie Française. Moshkin Gharam apporta la coreografia contemporanea a tutta la tradizione della danza iraniana. Musica, poesia, letteratura, danza hanno tutte la stessa anima. Sono soltanto i diversi livelli dell'arte. Ascoltando la musica, la tua immaginazione ti spinge a ballare. Credo che coloro che chiudono gli occhi mentre ascoltano la musica la sentono col cuore. Ed io cerco di sintonizzarmi con l'immaginazione. Moshkin Gharam non pone limiti all'immaginazione ed abbatte anche i limiti geografici. Non ci sono confini nell'arte. Se me lo chiedete, potrei rispondere che questa, secondo me, non è tecnicamente solo una danza orientale o iraniana. Perlomeno non lo credo, perché non pongo limiti a me stesso e non credo ai limiti. La danza dalla rivoluzione islamica è limitata dalla censura, escludendo le danze folcloriche, che hanno come protagonisti gli uomini e non le donne, le altre danze sono vietate. La televisione di Stato iraniana segue la regola e mette in onda solo le danze tradizionali. Così, diversamente dalle altre arti, il ballo in Iran non viene promosso. Gli standard in Iran sono diversi. Non siamo in grado di valutare gli standard dell'arte iraniana in relazione agli standard internazionali. Naturalmente non in tutte le arti. Per la scultura, la calligrafia, la pittura e anche il teatro esiste il riferimento dell'arte internazionale, ma non per la danza, che resta tagliata fuori da tutto in Iran.